Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Red Dead Redemption 2. Io non so come, ma per puro caso riesco sempre ad iniziare un nuovo episodio con degli scenari spettacolari. Guardate questo villaggio, accampamento di nativi americani con la pioggia di notte. Ecco. Io quando dico le cose si deve buggare tutto. Cos'era, una nuvola che si è sposta? Non mi dire. Non mi dire, adesso smette di piovere. No, eh? Sì, sta già calando. Madonna, ma il meteo di sto gioco comunque è incredibile, ragazzi. È incredibile. Basta perdere. Io mi incanto a guardare queste cose. Basta perdere tempo. E dicevamo che nell'ultima puntata abbiamo fatto scappare il capitano. Mi viene sempre a dire Morgan, ma non è Morgan. Comunque, il capitano, quello lì che aiutava gli indiani. Ci siamo capiti. E abbiamo scoperto che anche il prete se n'è andato e ha fatto bene. Adesso, l'unica cosa che possiamo fare qua è incontrare Charles qui all'accampamento e vedere che cosa ha per noi. Vediamo. Perché credo che tra poco Dutch scoprirà quello che stiamo combinando qua e si incazzerà come una lupa. Thank you for coming. Of course. The chief, he's he's very. Maybe you could speak to him? Yes, that's why I came. He's in his tent. Sure. I'll wait for you here. Chief's friendship. Perhaps he means well. No, la tenda è di qua. Hello? Mr. Morgan, come in. I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No, and any chance we had, your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well, but matters are more complex than he understands. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes, yes. I ain't got much to lose, and you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. Così, eh? Of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Grande Charles, mamma mia, Charles è veramente l'ultimo rimasto, eh? L'ultimo rimasto. Grande Charles. Comunque mi fa ridere come adesso non ci pensa più neanche un attimo. Arthur, quando te fa ste mattate, ma, cioè penso io, tanto io non ho più un cazzo da perdere, vado a salvare tuo figlio in mano all'esercito. Andiamo, cazzo. Bella la piega che ha preso sto gioco, mi piace, mi piace, mi piace. Adesso, aspetta, allontaniamoci dall'accampamento. Sì. Patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. Okay. Wait until late enough. There's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No go.
Buono. E nel mentre mi metto a posto le armi, perché come immaginavo lui mi aveva tolto tutto. L'avevo notato dalla fondina di Arthur, che non aveva più niente. Perfetto, queste sono le armi che vogliamo. Ok, va bene. Mi ha appena smentito, quindi arco, coltelli da lancio e niente armi da fuoco. Aspetta, non si sa mai. Io per sicurezza me lo porto. Ok, good. Quindi guarderemo il fiume. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, he's helping himself. You see that, or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation, and as for Dutch... I gotta try. I own that, at least. You feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you get yourself out. You got more to lose. No. Come on, don't start talking like that. I didn't tell you before, but... I saw it, Doc. It's pretty bad. Well, it's gonna get worse. Oh. Arthur. Any day, we can die. Hmm? We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you are lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Callender boys? Both killed trying to escape Blackwater? A more vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Madonna, sapete che mi ha fatto riflettere il discorso che ha appena fatto Charles? Mi ha proprio fatto riflettere, non l'avevo guardata da sto punto di vista. Effettivamente non ha tutti i torti, eh. Non ha tutti i torti. Up here. Follow me. You were right about the damn rain. Mm-hmm. Yeah. But might help us with sneaking in there. The Rainsfall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Vedete, non ce ne sono in giro. There it is. Ah, qui dentro l'hanno portato proprio nel forte dove abbiamo attaccato. Porca miseria. Qui c'hanno di tutto, eh. Cannoni, cose, mitragliatrici. Siamo sicuri, sì. All right. You ready? Yes. Sì, sono pronto. Che cazzo fai, Arthur? Patrol group. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Madonna, siamo passati vicinissimi, Charles. Oddio, la pioggia che cola lì dal soffitto. Madonna, ragazzi, queste cose è il top, no? If you take one, I'll take the other. Nice and quiet. Ok.
Allora, io non ho mai usato l'arco contro le persone, quindi non ho idea se riesco a shottarlo. Allora, tu occupati di quella più lontana e sei più bravo di me. Vado. Bravissimo. Ma cazzo, allora potevamo direttamente passare dal retro senza ucciderle, no? Mi metto la bandana? Mi metto la bandana. Ah, ce l'ho già la bandana. Ok, perfetto. Niente, va. Non mi muovo. One in the tower, one on the ground. Same as before. You take one, I got the other. What are you doing? Prendo la mira. Good. Just a bit further on here. È che quando troveranno i cadaveri con le frecce. Parte, oh, di qua. Ce n'è altre due qui, eh. Madonna quante sono! Put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. C'è una guardia qui, no? No, è troppo rischioso. Colpisci la lanterna senza far rumore. Quella. Fire! We got a fire near the arrow! Let's go! Let's
la freccia. Look for the keys. You have to get me out of here. We're gonna get you out. I'll check the table, Arthur. You search the body. Got it. Father sent us. My father. He told you to come and kill guards? No, he didn't say that, he. Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Clears the mind. If you say so. Whoa. I'm fine. Oh vai! Meno male che mi sono portato il fucile. I don't think we're sneaking out of here. Meno male che l'ho portato, lo sapevo che tanto finiva così, eh. Oh, bella questa. Che abbiamo dato fuoco al forte. È tutto di legno sto forte. Come? Distruggi il muro. Forse ho della dinamite. Te. Come si usava? Per piazzarla proprio. Oh! Ok. Quale cannone? Ok. Stavo per fare casino con la dinamite io. Così. Ci siamo? Sì. Ci siamo. Vai, Arthur. Come si spara con questo attrezzo? Con la dinamite facevo prima. E lui? Con chi sale? Madonna, ma ce n'abbiamo uno a un metro. E che cazzo, quanto devi caricare questo fucile? Merda, li stanno inseguendo. No, ci sei te davanti! Ah, vaffanculo, va! No, stiamo andando dove stavamo... dove siamo andati io e Dutch! E smetti! Ah, nebbia, resisti.
Thank you, friend. Il mio cavallo? Questi me lo ammazzano il cavallo, sti stronzi, sai. Posso usare, però posso usare le doppie. Oh, ma no, non posso, ok, devo solo remare veloce. Sì, ma stiamo entrando nelle rapide, qui io sbaglio. Tira fuori. Vaffanculo. Oddio, prendo i sassi. LOL, con una fucilata tutti e due l'avete stesi. Minchia, complimenti. Ma non muove la bocca. With your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father, even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. In front. Let me take you back to your phone. Thank you. Don't mention it. Oddio, Arthur sta veramente sempre peggio. Ok, adesso noi... Oddio, ma che bello! Ma per un attimo c'era quella nebbia così proprio fitta che... E a proposito di nebbia, ok, sta arrivando, eccolo, eccolo. Raccogli ed esamina che cosa? Ah, questa pianta. No, no, non ci interessa fare gli erboristi. Adesso vedo dalla minimappa che noi abbiamo subito una quest di Dutch, che sarà, immagino, dall'altra parte della mappa. Dio, che male di vivere questa cosa, guarda. Mi piace cavalcare in questo gioco, è bello, ma queste continue cavalcate da una parte all'altra della mappa, guarda pure che percorso che dovrei fare. Guarda che roba, cioè, che cazzo, Dopo un po' stancano un pochetto, un po' stancano. Comincio ad avere un attimo voglia del fast travel, un attimino. Però, a freddo, o freddo io, cos'è sta storia? Va bene, ora... Ah, ma poi guarda dove siamo. Qui siamo nel fiume dove abbiamo catturato quel falso medico. All'inizio. Quello si era accampato qui. Ma pensa te, oh, dove siamo rispuntati con quelle canoe. Va bene. Allora io mi faccio questa cavalcata da 20 minuti. E noi ci vediamo tra poco da Dutch, che credo sia all'accampamento. Ok.
Eccoci riarrivati all'accampamento. E qui c'è bisogno che Nebbia... Che c'è? Oh, buona. Si è spaventata perché c'era un orso laggiù. Guardala. Buona, Nebbia. Porca miseria. Vabbè, aspetta allora. Ti porto un po' più lontano da qui. No, c'è sempre meno persone in questo accampamento. Chissà il piccolo Jack come vive sta faccenda. Mi piacerebbe parlare. Adesso proviamo a farci due chiacchiere, anche se non posso strigliarla, non posso dargli da mangiare. Nebbia avrebbe bisogno di mangiare, così come il nostro Arthur, eh. Strano che non posso fare niente con lei qui. Aspetta, mi allontano. Bisaccia, diamo prima da mangiare ad Arthur, che ne ha decisamente bisogno. E vai. You okay, Jack? Is Mr. Strauss gone? Yeah. Sì. He had to leave. Sorry. Basta, tutto qui? Well, don't let me bother you. Okay. I wish people would stop being mean. Ah, già. Ha detto desidererei, tipo vorrei tanto che le persone smettessero di essere tipo cattive, sgradevoli. Eh già, piccolo Jack, Abby tanto ha già capito tutto, guardala com'è nervosa. Hey, Abigail. Morning, Arthur. Sta mongola? Ehi, si sciacqua il muso, attenzione. Una volta tanto che non lo beve quel secchio, porca miseria. Sempre per faccia di merda di Maika là. Where'd he go? I don't know. He left me a note. Told me I should do the same. Why? Well, I think he's worried. He's right to be worried. You worried? Sure, but I still think maybe things will turn out okay. You'll steer Dutch right. I know you will. I'll try, Miss Grimshaw. Really, I will. Io invece non credo che sarà possibile. Eccoli qua. Il trio di quelli buoni. I due coglioni al tavolino. Guardali lì, Bill e Javier, che ancora credono che Ale abbia ragione Dutch, vada tutto bene. E qua invece chi abbiamo? Maika, Dutch. E chi sono questi due? We need guns. Ma chi sono questi due? What's coming? Cleet and Joe know how to fight. It's lucky I bumped into them. What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me. Mr. Vanderlyn, Mr. Morgan, Charles. They try to kill my people for oil. For oil. Today we ride once more. Ride with me, ride with us! Ride with us against the factory! I love your courage, son. It is a thing of great beauty. Stop! Everyone, stop! My son. My last son. Don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother, had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust, yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than the fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy, do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you.
Your words mean nothing to me, father. Don't. Run with me, now! Stop. Please, stop. Please, Mr. Morgan, after you helped me after we spoke, this is just a trap. My son, my people, will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about. Who else? I will. And me. Me too. Oh, and me. I guess. All right. Let's ride out. Quella merda di Micah non è venuto, eh? Eh no, quella merda di Micah non è venuto. I was trying to stop this mess from getting any worse. Maybe that didn't work. Why the hell would they attack the oil fields? What do you mean? It's perfect. This was your idea? Partly. The army, the government, the industrialists. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John, if we hadn't got him out of that prison. Hey, show some goddamn respect. You'll know when I ain't showing respect, Bill. I had a plan. I still have a plan. What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu? That's enough. What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah, what did? Thank you, Javier. Bill, right now, it doesn't matter how we got here. These men need our help. I have a plan. This is the plan. So either stick with me or cut loose. Because I am tired of this constant descent. Long tired of it. Now come on. Quello che dicevo io all'inizio, no? O stai con il leader e fai quello che dice il leader, oppure te ne vai, semplicemente. Tanto non c'è verso di farlo ragionare. E io da un bel pezzo che se fossi stato in Arthur me ne sarei andato, eh? Da un bel pezzo che me ne sarei andato. Look up ahead. It's one of them. Are you all right, son? Eagle flies. He needs help. They all need help. Quick. Somebody help him. No, go. Please hurry. I'll be. Come on. Yeehaw! Gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There, going across the walkway. Got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur? I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. If you go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him, try and help there. I'm better off alone. We're riding with you. Haha, i pezzi meglio sono con me. Che è sto troiaio? Che è sto troiaio? Toglimi questo troiaio di mano e smetti di impormi armi di merda quando ho roba buona. Via. Damn it.
Grande sedia, io vado con lei. Arthur, get up. Thank you. All of you. We need to go. Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch is gone. Let's go, quick. Any men we see, we must save them. Let's find the others. Oh, il cappello. Oddio, che liscio che ho fatto la testa di quello lì. Prenderlo, neanche lo vedo. Oh, in testa. No. Cazzo di liscio. Ero convinto di aver sparato nella schiena quell'altro. Ok, qui c'è bisogno di... Ma quanti cazzo sono? Io mi stanno tritando, devo ritornare in copertura. Ma chi è qui, oh? Ma Nebbia! Ma che cazzo stai facendo? No, Nebbia mi ha incastrato, no! No! Cazzo, ma perché c'è Nebbia qui? Aiuto! Mi sono incastrato con il cavallo, aiuto! Non posso neanche curarmi. Curati. Non lo so che cazzo ho bevuto, ma mi sono curato.
Ooh. Madonna, è impossibile sparare senza la mira automatica. Sono finiti? Dov'è? No, no, metti via sta dinamite. Come here, Arthur. So, so qui, so qui. Join us. Hello, son. Hey. Saved your life. You did. Hey, you're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy, same as always. What is it with you, Arthur? What is it? I don't get you. I don't get you no more. Oh, the doubting. The doubting. Come on, get him out of here. All of you. Come on. Let's go finish things. Finish what? The doubts. You know why I wanted them to attack this place? I have no idea. Javier, you get them and you go. Until I find all my men. I'm not leaving. As you wish. Rest of you, get out of here. I'm staying with you. We're getting our ticket out of here. We need to find the office. It's upstairs, on the other side. I broke in here before to get those papers for Eagle Flies. That's better, Arthur. A little help. Come on, son. What are we looking for? Money, you fool. The money. There's state bonds here. Lots of them. I thought you were paying attention. Old Cornwall had a deal with the state. He was being paid to develop the region against the federal government's wishes, as they didn't want problems with the Indians. Anyway. So we get it? We're done? We're almost free? Yes. If we're right. We've had tough times. The toughest of times. But come on. Don't doubt me no more. Anzi. Flex, they gotta be here somewhere. I don't know. I've been here before. Check that cover by the door. Un mazzo di banconote c'è. Ma vabbè, penso che devo prenderlo per... Vedi, per poter frugare nel cassetto. I got him. I got him. This is it. State bonds. How much? It's a few $1,000 worth, maybe more. Oh, we are nearly there. Arthur, we're nearly there. Mr. Morgan, let's go home. Let's get out of here, Arthur. Secondo voi finisce così? No, che non finisce così. Questo è tipo il momento allegro prima della tristezza assoluta. O come si suol dire, la festa prima del funerale. Una tecnica narrativa che viene usata spessissimo, sia nei film che nei videogiochi. Prima di un momento. Anzi, qui ve lo devo dire. Questo ve lo devo spiegare, perché è figo sapere analizzare... attentamente le sceneggiature con tecniche narrative che vengono utilizzate. Questa tecnica qua serve per enfatizzare un momento di altissima tensione o altissima tristezza, ok? Quando si vuole creare nella nostra storia, che sia essa la storia di un film, di un libro, di un videogioco, capite? Non ha differenza, proprio di una storia, di una narrazione, di un arco narrativo. Quando si vuole enfatizzare un momento molto negativo, che sia, come vi dicevo, di ansia, paura, tristezza, generalmente viene usato più che altro per l'ansia e per la tristezza, quando lo si vuole enfatizzare
enfatizzare ancora di più di quanto non si riuscirebbe con le immagini evocative che creiamo in quell'esatto momento di tristezza o di paura, quindi con una scena di una morte molto tragica o con un inseguimento che pompa su tanta ansia, no? Se vogliamo aumentare nello spettatore ancora di più quel sentimento, poco prima, ancora meglio subito prima, si genera un momento esattamente opposto. Questa altalena, questa montagna russa di sentimenti che prova lo spettatore, va ad amplificare entrambi i sentimenti, soprattutto quello che viene dopo, sfruttando un po' la forza d'inerzia della potenza del sentimento prima. Vi faccio un esempio. Se tu prima crei un momento ultra mega felice, ok, in cui per esempio una festa in cui tutti i protagonisti del gruppo si incontrano o dove il problema più grave viene risolto, come qui in questo caso. Il problema più grave è stato risolto, abbiamo tutti i soldi per andarcene. Oh, finalmente ce ne andiamo, alè, tutti contenti, che bello, ce l'abbiamo fatta. Eh no, questo creerà una spinta verso l'alto nell'umore dello spettatore. Immaginatevi proprio come una montagna russa. In questo momento questa felicità ci sta portando in alto, ok? Nel momento in cui questa felicità verrà infranta, ok? Noi saremo nella montagna russa, nella parte più alta, inizieremo a scendere, ad andare giù. Si riscende perché quella felicità viene infranta da un qualcosa di negativo e sfruttando l'energia di questa montagna russa che scende velocissima verso il basso, si risale, boom, si risale a botta ancora più in alto nel picco successivo della montagna russa, nella salita successiva, che è un'altra emozione, in questo caso una negativa, che come vi dicevo, la tristezza, l'ansia, eccetera, eccetera. Questa tecnica viene usata tantissimo, ma vi giuro tantissimo, perché funziona, è una bella tecnica. E lo spettatore, se non ha, non dico studiato sceneggiatura, però se non ha un minimo di praticità con la narrativa in generale, con le tecniche di scrittura e di intrattenimento, diciamo, in un'opera narrativa, non se ne accorge nemmeno, perché è ben fatta. Cominci ad accorgertene solo quando hai letto centinaia di libri, visto migliaia di film, giocato centinaia di migliaia di videogiochi con una storia molto importante. Questa ci tenevo a spiegarvela perché è molto bella ed è molto probabile che adesso ciò che ho appena detto si verifichi. Vedremo, vedremo un po'. Nel frattempo sta succedendo qualcosa, vediamo che è successo. Ma, e mi hai ripreso il Mosin? A me mi pare che sto gioco mi piglia per il culo con le armi, comunque. Such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Well, we got some money. And with the train job, well, we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on! We gotta get back to camp and prepare! Let's ride! I'll be back when I can. I'll stay with you. And me, of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur.
All right, come on. Let's get him to Wapiti as fast as we can. Ok, via di corsa. Avrei preferito che Sadie venisse con noi, eh. Hold on. So. Yeah. Hold on. Hold on, my friend. Men. We must go back for the bodies. My friend. So, anyway. My friend. Ma che cazzo sta succedendo a sti dialoghi? My friend. Ardillo. My friend. Ma che cazzo è successo? I was saying. My friend. Ma che cosa sta succedendo? My friend. Oh, Dio mio. My friend. Like I was talking about. My friend. My friend. Arthur, ti prego, basta. Arthur, ti prego. My friend. So where was I? My friend. My friend. Oddio, oddio, non respiro. Basta, basta. Ti prego, basta. Basta, Cristo. Ma perché? Mi fermo, allora. My friend. My friend. I'm sorry. About all of it. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ma dove sono gli altri? Forse perché devo aspettare gli altri? Che cazzo è successo, se? Okay, oddio. Andiamo? My friend, I'm sorry. About this, about all of this. Ma perché? Anyway, you were saying. You know, Dutch. Now, as I was saying, you know, my friend. Ah, ora si comincia con Dutch. Ok, ok, aspetta, ho capito. Cos'è che bugga questa discussione? He wasn't trying to help anyone but himself and his own crazy principles. He used you. We're grown men. Nobody made us do anything. We aren't. Oddio, sto piangendo, ragazzi. Sto piangendo, Cristo. For my people as much as for yours. We saw he turned crazy and we couldn't believe it and we followed him anyway. Things should never have gone this far. You seen the situation on the reservation? Better to die fighting than sick and weak. Maybe, but you. Your people deserve better. Possiamo andare un po' più galoppanti o dovete impazzire? All this death for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? There used to be some reason to it. Lines that couldn't be crossed. We even helped some folk. Those lines have been gone for some time now. The time has come for us to draw our own lines, Arthur. Decide where we go from here. I swear, back there, Dutch just stood and watched. If it wasn't for Eagle Flies, I'd be... I know! I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be! Maybe! He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money, those bonds, whatever it is, I don't want a cent. There's too much blood on it. Let's just get this boy to his father. Your friend here, my friend, he's a brave man. Fearless. Always has been. This won't be in vain. We will try to round up more men from the north, wherever we can. Many are ready to fight.
Bring him to me. My son. What are they gonna do now? They must move. And fast. I'll stay and help them. Yeah, I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. I'm sorry, but we must pack and move. Please, drink. Drink this. Rest a minute. Wenn ich besser Englisch könnte. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie nicht retten. Aber... Quando agisci per conto della banda, metà dei guadagni vanno direttamente nella cassa della banda, l'altra metà viene suddivisa tra i membri della banda che hanno partecipato all'attività. Ok, mi pare giusto. Ma questa scena che abbiamo visto, quelli che ci hanno salvato erano i tedeschi che noi a nostra volta avevamo salvato nel nostro secondo accampamento. Vi ricordate quella famiglia che avevano rapito il padre, che diceva di essere ricco, eccetera eccetera? Erano loro. E Dio buono, io ho sempre il terrore che Arthur attacchi la tubercolosi a tutti, proprio a tutti. Perché al chiuso in casa è un problema, eh. È un problema. Chi è che ha dato da mangiare al mio cavallo? Aveva fame prima, adesso ha qualche polverone che si è alzato da nebbia. Si è alzato proprio il polverone, porca miseria. Dove siamo? Siamo ad Annesburg. Eh sì, siamo ad Annesburg. Mining Company.
E abbiamo una missione primaria per Dutch al nostro campo, all'accampamento, che è vicino. Ma io ora nel frattempo mi avvio a cavallo verso quel testa di cazzo di Dutch, vi giuro. Proprio non vedo l'ora di regolare i conti con quello lì. E noi ci vediamo direttamente il prossimo episodio. Oh merda, il nucleo della salute è vuoto. Ok, adesso gli do qualcosa da mangiare. Noi ci vediamo direttamente il prossimo episodio lì all'accampamento, dove speriamo di poter fare una chiacchieratina con Dutch, anche se ne dubito. Alla prossima.